Abbiamo deciso di dedicare una mostra alla Grande Guerra perché così possiamo in un certo senso retrodatare quella che oggi è una delle missioni principali dell'Università di Torino, quella di promuovere lo sviluppo del territorio attraverso le tecnologie, le scienze e gli studi umanistici. Il contributo che l'Università di Torino diede alla Grande Guerra fu soprattutto un contributo di innovazione. Un'innovazione scientifica, tecnologica, proveniente dalla nostra ricerca, che servì a scopi umanitari, al mantenimento cioè delle forze in campo, alla cura dei soldati. Abbiamo deciso per questa ragione, in occasione della celebrazione che tutto il paese dedica alla Grande Guerra, di scegliere questo capitolo. Il rapporto tra l'Università di Torino e la città di Torino durante la Grande Guerra fu un rapporto dialettico. L'università, i suoi docenti, i suoi studenti erano interventisti, la città operaia era neutralista. Fu tuttavia un rapporto gestito molto correttamente dal punto di vista istituzionale. Nella nostra mostra poi ne troviamo le tracce significative nelle lettere dei giovani ufficiali, studenti dell'università, dal fronte, messi a confronto con le sofferenze che causò la Grande Guerra, così come qualsiasi altra guerra, anche di oggi. Torino era una città tra le più industriali d'Italia, era una città che aveva vissuto uno sviluppo economico molto accelerato nei primi 15 anni del Novecento, una città che proprio anche a causa di questo sviluppo industriale molto rapido, dell'immigrazione che aveva fatto aumentare notevolmente il numero di abitanti, quasi 100.000 persone nei soli primi 10 anni del secolo, era una città dinamica, ma anche estremamente divisa, perché lo sviluppo economico e sociale, i cambiamenti molto accelerati tendono a creare problemi, a creare contraddizioni che si esprimevano in particolare attraverso la nascita di una classe operaia numerosa, influenzata fortemente dal Partito Socialista e protagonista di lotte, di rivendicazioni in una fase in cui l'assenza quasi completa di Stato sociale, di servizi sociali, rendeva le condizioni di vita dei lavoratori particolarmente precarie. Torino fu una delle città che diede uno dei maggiori contributi allo sforzo bellico, in quanto naturalmente il suo apparato produttivo fu messo a servizio della produzione bellica per sostenere la prima grande guerra di logoramento che fu combattuta in Europa durante la prima guerra mondiale, dove si vinceva non tanto con l'eroismo sui fronti di battaglia, perché la lotta di trincea, come dire, non portava al massimo qualche breve avanzamento, ma sostanzialmente i fronti restarono in Europa per 4 anni fermi. Fu però la città al contempo quella dove si verificarono le più forti manifestazioni contro l'ingresso dell'Italia in guerra prima dello scoppio del conflitto. L'Università di Torino fu uno dei centri principali della mobilitazione di piazza a favore dell'intervento, proprio nel cortile del rettorato, sotto i portici che ospitano l'avvio di questa mostra, si verificarono i raduni degli studenti che poi partivano in corteo per le strade del centro, si recavano spesso e volentieri davanti alla sede della Gazzetta del Popolo per sostenere il giornale interventista e sotto la sede della stampa per contestare, a volte assalire la sede della stampa che ma si manteneva su posizioni giolittiane a favore delle neutralità.
L'archivio storico dell'università conserva numerose fonti relative alla Prima Guerra Mondiale che ci consentono di ricostruire il contributo degli universitari alla guerra e l'impatto della guerra sulla vita accademica nel suo complesso. Va detto che gli studenti erano nella gran parte interventisti e si arruolarono in massa, circa 800 studenti su un totale di 1700 uomini iscritti. Molti di essi morirono al fronte. Tra le fonti più interessanti che l'archivio conserva ci sono proprio i documenti relativi a questi studenti caduti. L'Ateneo volle onorarne la memoria e volle conferire loro la laurea ad honorem, quella laurea che non poterono ottenere con un percorso di studi normale. Contattò le famiglie chiedendo l'invio di fotografie, di lettere, di documenti vari relativi appunto al proprio congiunto. La parte più interessante di questi documenti è senz'altro rappresentata dalle lettere dal fronte, perché ci conservano la voce di questi giovani. È un corpus particolarmente cospicuo dal punto di vista quantitativo, ma di enorme impatto emotivo. È sorta l'idea di appunto renderle disponibili per il pubblico non solo come testo scritto digitalizzato, perché intanto non sono facilissime da decifrare, questo è sempre il problema che c'è con i documenti manoscritti, ma di fare una selezione di questi testi e di farle leggere e far sì che i visitatori della mostra potessero sentire direttamente l'audio. Carissima mamma, ora che mi sono abituato a dormire sulla paglia, che era l'osso più duro, mi trovo benissimo. Qualcuno è già caduto malato, perché è abituato alla comoda vita di città e non a portare sulla schiena lo zaino di 30 kg. Mi trovo in mezzo a uomini che i tedeschi non riusciranno a far indietreggiare se non morti. Sono di giorno in giorno più contento di essere venuto negli Alpini. Il bombardamento che da due giorni si sta svolgendo ha qualcosa di infernale. Le colline sembrano vulcani in eruzione. Ho giurato di essere sincero, e lo sarò, a costo di arrossirne. In questo momento io sono pentito del passo che ho fatto. Stamane poi ho ucciso un austriaco. È la prima volta che vedo l'effetto dei miei colpi. Troppe cose orribili ho visto e sentito per non provare uno smarrimento doloroso. La Grande Guerra è stata la prima vera guerra tecnologica che il mondo ha conosciuto e sicuramente molti dei progressi che erano già stati compiuti nell'ultima parte dell'Ottocento e nell'inizio del Novecento portarono contributi fondamentali anche alla guerra. Parliamo dell'aviazione, parliamo dei mezzi di trasporto, i treni, le automobili, tutti i tipi di veicoli. Poi naturalmente la guerra di per sé stessa è stato un motore che ha spinto moltissimo la ricerca e certi successi, direi quasi che il risultato finale della guerra è dipeso moltissimo dalle scienze e dalle tecnologie che sono state messe in campo sui vari fronti. Passiamo da un ovvio importanza della medicina e della chirurgia, che tra l'altro avevano avuto proprio a Torino due degli studiosi che avevano scritto i libri più importanti che hanno aiutato i medici a prepararsi alla guerra. C'è da ricordare che la medicina di guerra non è stata solo la medicina per far fronte alle ferite, ma moltissimo per far fronte ai problemi di malattie che si diffondevano fra le truppe. Teniamo conto delle condizioni igieniche estremamente precarie in cui questi grandi raggruppamenti di uomini si trovavano a vivere, già anche nelle retrovie, per cui ci furono delle epidemie anche piuttosto gravi, la malaria per esempio si diffuse ampiamente in certe zone, e poi ci sono stati delle
condizioni particolari proprio legate a questa guerra. Per esempio la trincea, sappiamo che è stata una guerra di trincea anche sul fronte italiano, produceva il cosiddetto piede di trincea. Il piede di trincea era una patologia grave dei piedi dovuta alla macerazione dal freddo, dall'umidità, dalla sporcizia, che colpiva tantissimi uomini e si arrivava al punto di dover amputare la gamba per questa patologia. Perciò capite appunto che i medici hanno dovuto affrontare molteplici problemi, e molti dei quali sono nati proprio in quel momento. La chimica, la fisiologia umana e la farmacologia sono state tutte quante coinvolte nel problema dei gas velenosi. I gas velenosi vengono usati molto presto sul fronte francese fra Germania e Francia. La notizia arriva in Italia di questo uso dei gas e due docenti dell'Università di Torino, Icilio Guareschi e Amedeo Erlizka, iniziano a studiarli. Amedeo Erlizka costruisce un apparato che abbiamo ricostruito per testare i filtri, produceva gas velenosi, li faceva passare attraverso il filtro e vedeva se oltre il filtro arrivava il veleno o se invece era stato tutto neutralizzato. E su quell'esperienza lui propone una prima maschera di cui abbiamo avuto la enorme fortuna di riscoprire il prototipo, che è esposto ormai a 100 anni esatti. E anche Icilio Guareschi propone una sua maschera antigas. Il problema è che non vennero adottate. Per cui quando l'anno successivo, nel 1916, finalmente purtroppo gli austriaci attaccano in forza coi gas sul fronte italiano, in 20 minuti fanno 5.000 morti, perché non erano dotati di maschere antigas. E un anno prima erano già state preparate qui all'Università di Torino. Amedeo Erlizka era l'erede di Angelo Mosso, di cui ereditò la cattedra di fisiologia qui a Torino, e nel 1917, dopo 2 anni di guerra, gli fu richiesto di esaminare le persone che facevano domanda per diventare volontari, naturalmente per diventare piloti dell'aeronautica. Questo dovuto al fatto che nei primi 2 anni di guerra volavano i più coraggiosi, e questo ovviamente è stato importante, ma ci si rese conto durante i primi 2 anni di guerra che in realtà avvenivano ogni tanto degli incidenti che non trovavano spiegazione nei difetti del materiale o causa del combattimento. Probabilmente erano dovuti a problemi fisiologici, proprio delle caratteristiche dei piloti, e allora si scelse di selezionarli. L'Università di Torino aveva il vantaggio di essere lontana dal fronte, per cui si è potuto organizzare un laboratorio che utilizzava in parte le apparecchiature che già aveva utilizzato Angelo Mosso prima. E in questo laboratorio, che ha lavorato per 2 anni, gli ultimi 2 anni di guerra, sono passati circa 6.000 uomini, il 40% dei quali è stato scartato. Gli altri, la maggioranza, è andata a fare le scuole di pilotaggio e sono diventati piloti, osservatori, e comunque hanno lavorato nella nascente aeronautica. Ma il fatto di scartare il 40% degli uomini è stato molto importante. Questi erano portatori di difetti magari minimi, tipo essere daltonici o non resistere alla rarefazione dell'aria in alta quota, o avere altri tipi di problemi sull'organo dell'equilibrio, eccetera. Ma erano tutti piccoli difetti che avrebbero potuto diventare molto gravi nel momento in cui si pilotava un aeroplano. Il fatto di selezionarli e di bloccarli prima è stata una cosa assolutamente importante. A distanza di oltre 70 anni abbiamo recuperato tutto il laboratorio che aveva messo il professore Erlizka, che era rimasto miracolosamente conservato nel sottoaula magna di fisiologia umana, è stato restaurato e adesso l'abbiamo già esposto varie volte anche in questa occasione, tra l'altro corredato dei ritratti di tutti praticamente gli uomini che sono stati sottoposti a questi test, e questo ci dà un panorama dei visi di questi giovani che nel 17-18 hanno passato questi esami, che anche dal punto di vista umano, diciamo, è una testimonianza assolutamente importante.